la situazione sull'appalto è abbastanza complicata. Da quest'anno a settembre è stato esternalizzato il servizio, che in parte era prima esternalizzato e in parte col comune, e invece adesso è completamente appannaggio privato. Ci sono una serie di problemi all'inizio dell'anno. Il più grave è quello della riscossione degli stipendi, che non è mai regolare. Così Laura Sardelli della Filcams CGIL di Pistoia ha descritto la situazione delle lavoratrici del servizio mensa dell'Istituto Comprensivo di San Marcello. Sono 15 ed operano nella scuola della montagna pistoiese sull'appalto, oggi completamente affidato ad un soggetto privato, una situazione che le ha costrette a dover scioperare per un'intera giornata di lavoro l'8 maggio scorso. Perché il mensile di marzo non era ancora stato erogato. È stato erogato una volta che è stato, diciamo, indetto lo sciopero. Oggi siamo al 20 di maggio e non è stato ancora pagato il mese di aprile. Quindi è chiaro che questa situazione per le lavoratrici, che hanno tutti degli orari molto brevi, è particolarmente pesante. Si parla di buste paga da 400-500 euro nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi siamo stati costretti a interrompere il servizio, malgrado le lavoratrici abbiano a cuore i ragazzi dell'istituto e soprattutto l'utenza in senso generale, sia le famiglie che i ragazzi, perché sono persone che hanno un'anzianità di servizio su quell'appalto molto lunga. Però non c'è stata alternativa. Questa situazione va risolta, soprattutto perché non si può pensare a settembre prossimo di riniziare un servizio che parte già con una condizione del genere. Avete parlato come sindacato con l'azienda che gestisce l'appalto, vi siete confrontati anche con l'amministrazione comunale che ha responsabilità per il comprensivo? Allora, abbiamo parlato sia con l'azienda, e con l'azienda ci sono state fitte interlocuzioni sin dall'inizio e dai primi, diciamo così, disagi e situazioni da chiarire, perché insieme alla retribuzione ci sono anche dentro degli straordinari non pagati, del lavoro supplementare, il rispetto di montanti orari non rispettati. Quindi con l'azienda abbiamo sempre interloquito. Peccato il fatto che non siamo mai arrivati a una risoluzione effettiva delle problematiche, tanto che nel mese di marzo avevamo anche richiesto un incontro con l'amministrazione comunale dell'azienda, incontro nel quale l'azienda aveva preso una serie di impegni, anche diciamo così stimolata da quella che era l'amministrazione comunale, impegni che si sono nuovamente diciamo andati e caduti nel vuoto. Rispetto ai prossimi passi, c'è possibilità di nuovi scioperi? Considerando la situazione attuale, se non avverranno i pagamenti in maniera corretta delle retribuzioni, se la situazione permarrà in questo stato, è evidente che faremo dei passaggi con i lavoratori, al seguito del quale è molto probabile che ci possano essere sia il rinnovo dello stato di agitazione, sia eventuali interruzioni del servizio. Negli ultimi anni, nei 20 comuni della provincia di Pistoia, il numero di dipendenti degli enti è calato tra l'8 e il 10%. La fotografia è stata scattata dalla funzione pubblica della CGIL di Pistoia. Uno stato di cose che ha spinto anche a livello locale il sindacato a chiedere un cambiamento della legge che disciplina le nuove assunzioni, concedendo alle amministrazioni una maggiore flessibilità senza dover necessariamente far ricorso ad esternalizzazioni. E a nostro avviso questo risponderebbe intanto, da un punto di vista dell'organizzazione sindacale, a una miglior distribuzione dei carichi di lavoro e anche una miglior risposta al cittadino, ma ritengo, questa è una riflessione che consegno naturalmente alle amministrazioni, anche le amministrazioni vengono elette sulla base di un mandato che propongono ai cittadini che poi sono chiamati al voto a eleggere, di poter dare attuazione a quelle che sono le proprie idee e i propri indirizzi, perché è evidente che se un'amministrazione intende investire su una particolare attività, poi quell'attività occorre che ci sia qualcuno che riesce a svolgerla e riesce a metterla in campo. Se io voglio riprogettare e rifare un impianto strutturale di una città, ho bisogno di tecnici, se ho bisogno di incrementare la sicurezza in alcune zone, ho bisogno di agenti della polizia municipale, se voglio implementare, insomma, ecco, posso andare avanti con gli esempi, ma si capisce bene come ingessando di fatto come stiamo, e diminuendo in modo progressivo e inesorabile il numero di dipendenti pubblici, anche le amministrazioni poi
devono attuare gli indirizzi sulla base della quale sono state elette, si trovano in difficoltà. Quindi ecco, questo credo che anche le amministrazioni su questo possano riflettere. Una situazione simile a molti altri comuni nel paese. Nel quinquennio 2016-2021 negli enti locali si sono persi circa 64.000 posti di lavoro. E sono 64.000 posti di lavoro in meno, intanto, e anche questo è un dato, perché poi una persona che offre un servizio è anche una persona che lavora. E dall'altro c'è una contrazione, una riduzione del perimetro pubblico, e quindi ecco, è un tema questo del numero di personale che abbraccia alla fine una enorme quantità di fattispecie, dalla qualità, dalla quantità di lavoro prodotto, dalla risposta del servizio al cittadino, dalla rispondenza di quella che è l'azione amministrativa con quella che poi può essere la reale esecuzione di quell'azione amministrativa, dei tempi di attesa. I tempi di attesa davanti a uno sportello non sono tempi neutri, sono giornate di lavoro che o di altre attività che le persone spendono, perché magari allo sportello invece di esserci due persone ce ne può essere una soltanto, perché il piano del fabbisogno non ci ha consentito di assumere la seconda. Una riflessione, quella portata avanti della funzione pubblica della CGIL sul tema del personale e dei fabbisogni degli enti, dei comuni della provincia, partito dal piano relativo a quello di Pistoia. Che altro non è che una programmazione triennale prevista dalla legge per con la quale si cerca di prevedere il numero di dipendenti che andranno in pensione e quali e quanti poterne riassumere per appunto sostituire questi dipendenti che sono venuti a mancare, pensionati o dimessi. Abbiamo visto da questo piano che, oltre a rispondere ad esigenze di carattere professionale, appunto va via un geometra e si riassume un geometra, deve rispondere anche a dei precisi vincoli normativi dettati dalla legge, sono prettamente di carattere economico. E abbiamo registrato come il Comune di Pistoia, per esempio, questi vincoli abbia rispettati in modo molto preciso e sfruttando al massimo tutti i margini che la legge consente. Nonostante questo, però, continuiamo a registrare un calo piuttosto importante del numero dei dipendenti. Anche il Comune di Pistoia nel 2019 erano 711 e già allora non registravamo alcun esubero, adesso ne registriamo 651, quindi un calo negli ultimi 5 anni di quasi il 10%. 651 che, stante appunto a questo piano presentatoci, rimarranno costanti nel prossimo triennio, quindi un piano di tipo conservativo, ma che conserva una situazione a nostro avviso di sofferenza. Abbiamo registrato qualche tempo fa l'esternalizzazione di un pezzo di servizio polizia municipale, sappiamo ci sono delle sofferenze all'anagrafe demografici. E quindi riteniamo che la norma che costringe i comuni a limitare le assunzioni sulla base di un mero calcolo ragionieristico sia una norma sostanzialmente da forse rivedere. Prosegue anche in provincia di Pistoia la raccolta firme per i 4 referendum promossi dalla CGIL, 4 quesiti che rimettono al centro il lavoro ed i diritti dei lavoratori. Il primo mira a reinserire le tutele contro licenziamenti senza giusta causa, giustificato motivo oggettivo, abrogando uno dei decreti attuativi del Jobs Act, la legge che ha precarizzato ancora di più il lavoro nel nostro paese, emanata dal governo Renzi. Qui appunto parliamo di abrogare nella sua totalità il decreto legge 23-2015, quello che inserisce il contratto nel nostro ordinamento, il contratto a tutele crescenti, che prevede per gli assunti dopo il 2015 l'assenza e la cancellazione appunto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quindi tutti coloro che sono stati assunti dopo il 2015 non hanno più la tutela dell'articolo 18 in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Quindi cancellando in toto il contratto a tutele crescenti, si ritorna alla tutela di civiltà dell'articolo 18. Il quesito numero 2 riguarda ancora alcune tutele contro i licenziamenti. Qui siamo nell'ambito delle aziende sotto i 15 dipendenti. Si vuole cancellare una parte di una legge del 66, la 604, che stabilisce un tetto economico al risarcimento in caso di licenziamento.
l'obiettivo appunto della CGIL è cancellare il limite, il tetto massimo appunto all'indennizzo, per far sì che il giudice possa valutare lui stesso appunto il risarcimento, magari considerando anche l'età del lavoratore, i carichi familiari, ma magari anche la capacità dell'azienda. Sia questo quesito che l'altro, il primo quesito, mirano anche ad ottenere un effetto deterrente e dissuasivo sui licenziamenti da parte del datore di lavoro. Il terzo quesito vuole ancora cancellare uno dei decreti attuativi del Jobs Act, in questo caso il decreto legge 81 del 2015, che all'articolo 19 precarizza pure ancora di più le forme di contratto a termine. Quindi in questo caso vogliamo, attraverso il reinserimento delle causali, delle motivazioni per le quali il datore di lavoro può assumere un contratto a tempo determinato, vogliamo limitare appunto l'utilizzo scellerato di questo tipo di contratto. In questo caso, attraverso appunto l'abrogazione di una parte dell'articolo 19 del decreto legge 81-2015, le motivazioni per le quali si può assumere a tempo determinato resterebbero quelle per sostituzione di lavoratori assente o quelle previste dai contratti collettivi nazionali. Il quarto quesito è un argomento molto sensibile, purtroppo è molto caldo, riguarda appunto le tutele, ulteriori tutele, inserire ulteriori tutele per i lavoratori in appalto. Stante che responsabilità in solido, in caso di pagamenti e contributi, è già presente grazie ai referendum che la CGIL ha promosso 8 anni fa nel 2016, vogliamo adesso appunto tutelare i lavoratori in appalto rispetto alla casistica degli infortuni, anche mortali, come purtroppo abbiamo visto e vediamo quotidianamente. In questo caso vogliamo cancellare una parte dell'articolo 19 del decreto legge 81 del 2008 che libera l'azienda committente dalla responsabilità civilistico-risarcitoria in caso di infortunio. Cancellando questa parte appunto si ripristinerebbe questa responsabilità per quanto riguarda il danno, il risarcimento dei danni non coperti dall'INAIL, il cosiddetto danno differenziale per i lavoratori in appalto e in subappalto. Sono giorni in cui ricorrono due anniversari, quello della Costituzione dello Statuto dei Lavoratori, ma anche quello della tragica uccisione da parte delle BR del giuslavorista D'Antona. Due momenti della storia italiana profondamente diversi, ma uniti dal comune elemento del lavoro e dei lavoratori. Che cosa vogliono dire nell'Italia del 2024? Il 20 maggio è una data importante per la storia del mondo del lavoro. Sancisce la nascita dello Statuto dei Lavoratori e sancisce l'ingresso della Costituzione nel mondo del lavoro, l'ingresso del mondo del lavoro nelle fabbriche, con norme che sono ancora attuali e che vorrebbero essere cancellate, come la garanzia contro i licenziamenti illegittimi, la conquista della reintegra, il diritto all'assemblea, il diritto di eleggere i delegati nel luogo di lavoro, il tema della rappresentanza. E fu una conquista votata dal Parlamento 54 anni fa, che però dobbiamo prevalentemente alla lotta del movimento operaio, ma anche a una forte volontà politica. Lo votò tutto il Parlamento, ci fu solo l'astensione del Partito Comunista, che lo riteneva un po' blando addirittura, però voglio ringraziare coloro che furono promotori, a partire da Giacomo Brodolini e Gino Giugni, che possono essere definiti i padri dello Statuto. Però il 20 maggio è purtroppo anche una ricorrenza triste, perché è quella del 99, Brigate Rosse assassinarono brutalmente in quel giorno appunto simbolico un grande giuslavorista, Massimo D'Antona,
che aveva fatto anche parte della consulta giuridica della CGIL, aveva collaborato con vari governi. D'Antona aveva il merito, era fra coloro che si posero per tempo il tema di estendere diritti o tutele a tutte le persone, a tutte le forme di lavoro, a prescindere appunto dalla tipologia contrattuale, al numero di dipendenti, e fu questa la sua grande intuizione che noi come CGIL abbiamo ripreso con la Carta dei diritti universali e che oggi però vogliamo ulteriormente aggiornare, affiancando appunto ai referendum abrogativi, e proponiamo, presentando a breve proposte di legge di iniziativa popolare proprio sul tema, perché noi non vogliamo solo difendere, ripristinare lo statuto che è stato smantellato in questi anni, ma anche affermarne uno nuovo che valga anche per gli autonomi, penso alle false partite IVA, e valga anche a tutti quei lavoratori invisibili, per esempio delle piattaforme digitali. Tra pochi giorni, sabato 25, la Via Maestra, il progetto che ha visto insieme la CGIL con tante realtà sociali e del lavoro del nostro paese, approda a Napoli per una nuova manifestazione nazionale. Come arriva la CGIL a questi appuntamenti? Arriva con la voglia di cambiare le cose. Consideriamo il primo appuntamento della Via Maestra fu il 7 ottobre scorso, sui temi di sanità, sui temi della scuola, su quelle infrastrutture sociali che rischiano di essere smantellate, e da allora nulla è cambiato, anzi il governo ha peggiorato le cose. E il faro di questa manifestazione è la Costituzione italiana, è il vero riferimento, per noi ci rappresenta anche una sorta di programma politico, perché là dentro c'è il tema della democrazia, il tema della pace, il tema dell'ambiente, il tema appunto della giustizia sociale e anche di un lavoro dignitoso, che sono, diciamo, dal nostro punto di vista gli ingredienti fondamentali per dare un futuro anche sostenibile all'Italia, a partire soprattutto dalla sua unità. L'Italia è unica e unitaria e indivisibile, però con il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata viene minata nelle fondamenta, viene messa a rischio, ma anche dal cosiddetto premierato. Sono due riforme che il governo sta portando avanti con celerità, ma che nei fatti, se approvate, causerebbero un aumento delle disuguaglianze e mortificherebbero la partecipazione democratica, se penso appunto al premierato, dove si vuole, diciamo, dare più potere all'esecutivo anziché al Parlamento. Già c'è tanta decretazione d'urgenza, quello servirebbe, probabilmente sarebbe una legge elettorale che mandasse in Parlamento la volontà, attraverso la volontà popolare, diciamo, veri rappresentanti non nominati dai partiti. Abbiamo avuto in questi anni una delegittimazione della politica che invece, diciamo, va riaffermato questo valore. Il governo invece sta andando nella direzione di avere un potere assoluto, appunto determinando anche l'effetto di dare un minor potere al Presidente della Repubblica, che invece in questo periodo è quello che ha dato maggiore garanzie. E quindi il coordinamento della Via Maestra in questi giorni ha anche inviato una lettera a firma di Maurizio Landini, ai presidenti delle regioni, ai gruppi parlamentari dell'opposizione, ai capi dell'opposizione, per esprimersi muoversi di conseguenza la preoccupazione rispetto a questo, diciamo, disegno di legge, per la possibile anche imminente approvazione definitiva di questo DDL da parte della Camera dei Deputati, che significa appunto un attacco vero all'unitarietà dei diritti civili e sociali, si mina le infrastrutture sociali, sanità, di istruzione pubblica e anche contratti collettivi nazionali di lavoro. Va bloccata prima che, diciamo, sia troppo tardi, a partire appunto anche dal promuovere, essere promotori, diciamo, insieme a tante altre stanze, la questione della legittimità costituzionale di fronte alla Corte Suprema con un'istanza vera e propria. Per questo sabato tutti a Napoli, da Pistoia partiremo in tanti con un treno speciale per camminare per la Via Maestra, per la difesa della Costituzione, di quello che i nostri padri costituenti hanno fatto e lottato per noi. Io voglio esprimere in questa occasione le più sentite condoglianze a nome mio personale, come segretario della CGIL, come Daniele Gioffredi, ma a nome di tutta la CGIL, alla famiglia di Luigi Bardelli, che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Quindi condoglianze alla famiglia, però devo dire che il direttore aveva anche altre famiglie per le quali si è dato per tutta la vita incondizionatamente. Penso alla famiglia, alla vostra famiglia, alla famiglia di
TVL, penso alla famiglia della Mike, che era anche una famiglia allargata non solo ai collaboratori dipendenti ma anche a tutti i familiari. Io credo che lasci davvero un vuoto incolmabile per tutte queste persone, per voi tutti, per tutti coloro che in questi anni, diciamo, hanno avuto lui come riferimento. È stato un pezzo di storia politica e sociale del territorio pistoiese, però sono anche convinto che, diciamo, persone come lui abbiano costruito, abbiano seminato, e quindi penso davvero che la sua eredità venga portata avanti a tutti i livelli, e penso che diciamo, a partire dai dipendenti, dai collaboratori, sapranno davvero andare avanti in quella continuità e anche in quell'innovazione che poi lo ha visto protagonista in questi anni. Quindi il mio è un ricordo sia dal punto di vista umano, perché l'ho conosciuto anche dal punto di vista personale, ma anche professionale, perché sapeva unire le due cose, una virtù abbastanza rara e credo gli debba essere riconosciuto, e devo dire anche che è sempre stata attenta alle vicende sociali, alle vicende sindacali. Lo ricordo anche in colloqui sia privati ma anche in trasmissioni pubbliche, penso a Cantalbalì, penso alle trasmissioni tipo Ora Verde, nel quale era sempre aggiornato, era sempre pungente, ma sempre con l'obiettivo di contribuire al miglioramento del nostro territorio, perché penso che davvero questa fosse la sua volontà. Quindi davvero credo che questa sia stata una perdita importante anche per il territorio pistoiese, per la comunità pistoiese, e quindi mi sento di dirti ciao e grazie direttore, perché è stato un onore averti conosciuto.